Ciao ragazzi, questo è un nuovo video di The Torch 15. E di Gigiolo. In questo video cercheremo di farvi vedere un mistero di GTA 4 per PlayStation 3 e un po' di cazzeggio. Il mistero riguarda Happiness Island, più precisamente la Statua della Libertà, ma ecco un altro mistero, l'uomo che prevede il futuro. Quest'uomo sarà sempre perennemente davanti a questa, alla casa di fronte alla vostra. E dirà strane cose che non sono altro che il vostro futuro. Però ad un certo punto scomparirà nel nulla. Cioè, se andate via da questa strada, scomparirà nel nulla. Infatti noi ci troviamo. No, è ancora qui. Dobbiamo allontanarci un po' di più con la macchina. Però ora vi faremo vedere un mistero molto più curioso, che è quello della Statua della Libertà, come annunciato da Torchic. Allora, per prima cosa bisogna prendere l'elicottero, che si ottiene tramite trucchi che non sono altro che codici da inserire nel proprio cellulare e poi da chiamare. Il cellulare è quello di Nico, non il vostro. Inoltre in questo video io mi limito a registrare perché Gigiolamp è molto più bravo di me a guidare l'elicottero. Invece sono più bravo ad ammazzare le persone. Allora, per prima volta dovrete mettere in pausa e mettere la meta, come ha fatto Gigiolomp, a Happiness Island. Qui ho sbagliato un attimo, precisamente dovete metterla qui, al centro di questo cerchio. Happiness Island, come vedete, è quell'isoletta lì Isolato. perduta, che insomma è molto più piccola delle altre. Dovete metterla al centro di questo cerchio. Noi ci abbiamo. Se non ci riusciamo una volta, ci proveremo varie volte, anche perché ora il limite è di 15 minuti, e perciò possiamo provarci diverse volte. Ecco qui a Happiness Island, la famosa Statua della Libertà, come potete vederla. È molto importante fare un atterraggio perfetto. Qui vi consiglio, prima di atterrare direttamente, di fare più o meno un giro intorno all'isola, soprattutto più che altro per posizionare l'aereo a bassa quota, perché come ha detto Torchic è molto importante atterrare perfettamente. Qui mi sono andato a schiantare contro un albero, vabbè, non fa niente. Voi cercate di non farlo perché vi aspetteranno molte botte, insomma, sulla Statua della Libertà. Allora, vi consiglio prima di tutto di non scendere, perché quest'isola è un'isola che si sblocca solo per l'ultima missione in cui viene ammazzato. Non mi ricordo di comunque, il vostro rivale. Sono in questa isola. Allora, intanto, e qui non mi è venuto, no? Perfetto. Allora, come avete visto, c'è quella specie di scalino che è proprio davanti sotto la Statua della Libertà. Voi dovete atterrare con l'elicottero lì e più precisamente dovete cercare di atterrare, se volete, anche perché è più semplice, con il Nico soltanto lì sopra. Allora, noi qui ci riproviamo. Ragazzi che vedete questo video, innanzitutto grazie di vederlo. Poi io e Torchic siamo disposti a fare let's play per gli FPO personali. È perso tutto, non è perso nulla. Sono morto, ok. Allora, siamo pronti a fare let's play su richiesta. Il mio canale si chiama The Paco Bis. Mentre il mio è 12:15. Se volete potete scrivere sia sul canale che sotto i commenti di questo video.
Ricordate che noi abbiamo queste console. Nintendo DS, che sia io che Gigi Lompo. Di cui io e Nintendo 3DS. E infatti se volete faremo un let's play di Nintendo Ops più crette di Pilot Wine Resort. In seguito vi faremo vedere anche come è fatto il Nintendo 3DS e quali innovazioni ci sono rispetto a Nintendo. Normale. Poi Gigi non fa la PS3 e io l'Xbox 360. In riguardo alla PS3, avevamo pensato di fare un let's play di Dante's Inferno, di God of War 3 e alcuni mix di DJ Hero 2. Inoltre per la Wii stiamo cercando di fare alcune gare Wi-Fi di Mario Bros. Mario Kart Wii, scusate. E vi faremo vedere varie missioni oppure alcuni let's play di Magic Kingdom e di Magic Kingdom e di Mario Bros. Wii, New Super Mario Bros. Wii. Ricordiamo che per New Super Mario Bros. Wii stiamo aspettando l'uscita delle pagelle, che è circa verso la metà di giugno, perché dopo le pagelle avevamo pensato di acquistare una videocamera nuova, siccome la vecchia si mangiava i nastri. Allora, qui come vedete sono morto di nuovo, e comunque ho capito un bel trucchetto per atterrare, mentre Torchic parlava. Ho capito che Nico non esce dalla destra dell'elicottero ma dalla sinistra, perciò cercate di arrivare sempre col lato sinistro sul secondo schermo. Intanto qui ci allontaniamo un po' perché in modo che le palle non si spezzino. Ah ecco, come potete sentire, il tizio che prevede il futuro, una volta dopo allontanateci molto, solamente è scomparso nel nulla. Ricordiamo che per il New Super Mario Bros. Wii abbiamo altri due giocatori che svolgono con noi il let's play. Un attimo, qui non riesco a trovare il fine site, ecco. Perché a volte si toglie la meta quando va nell'ospedale. Io l'ho messo in modo grossolano così, però mi raccomando. Oh, un altro elicottero! Quello della polizia. Quello vero. Il nostro invece è rubato tramite gruppi, rubato davvero rubato. Non tentiamo di spararvi perché vogliamo aspettare il video e vogliamo che insomma possiate un po' vedere il cazzeggio, detto veramente cazzeggio, di GTA 4. Questa è l'ultima volta che ci riproviamo. Poi cazzeggeremo un po'. Poi con le macchine, insomma, oppure con gli elicotteri, se volete. Allora, vi do un consiglio per il segreto. La storia di libertà. Pensate molto alla figura della storia di libertà. È una donna, no? Quindi immaginate cosa può esserci all'interno della tanto temuta porta. Sì, come ha detto Torcico, qui il dato che stai mettendo un sacco di persone perché hanno detto controllare l'elicottero. Bene, allora sceglieremo da questo elicottero poiché mi sta davvero rompendo. Poi ne prenderemo un altro. Allora, come ha detto Torcic, per scoprire questo mistero bisogna entrare in una porta. Questa porta è, insomma, fa un bug, diciamo, che fa un bug. Noi abbiamo scoperto questo mistero cadeggiando. Ci sono altri misteri in GTA 4, però noi vi vorremmo illustrare questo particolarmente, perché è davvero impressionante. Intanto qui ho sbagliato, devo appena risultare opposto. Intanto stiamo perdendo quota. Aiuto. Allora,
Ma secondo me Gigi non dovresti buttarti dall'elicottero. Ora no. Ecco ora. Bene ragazzi, ci siamo riusciti. Ecco. Vi faremo vedere, questa è la parte più complicata, perché ora non c'è niente da fare. Vi raccomando, se avete la salute, di usare la salute, anche se non vi aspetterà niente di chissà che cosa. Come vedete, si può passare attraverso quella porta, e ve la faccio vedere bene, è contraddistinta da quelle targhe lì, che vedete. Allora, attraverso le altre porte non si può passare, ricordatelo. Allora, attraverso questa neanche. Allora, andiamo perché abbiamo superato 10 minuti video. Ok. Ecco qui. Vi resterà in mente. Ok, non mi ricordo più come ci sale sulla scala. Prova a girare. Oddio, raga. Speak fail. Sono medico. Non ricordo come ci sale sulla scala, oddio. Un pedofilo! Ah. Ok, ci siamo riusciti. E qui c'è la parte sensazionale. Ragazzi, il cuore della Statua della Libertà. Batte. Vedetelo bene, è davvero un mistero impossibile da credere. Bene, il video si conclude qui. Un'ultima cosa, se provate a spararlo non gli succederà niente, guardate, batte ancora. Beh, direi che il video è finito, un ciao da TheTorch15 e da Gigiolo. Ciao, guardate, commentate e scrivete.